amici ed amiche, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ricettina nuova, mai provata. Voglio provare a fare questi bocconcini di petto di pollo con i pomodorini. È una ricetta tipo quella degli straccetti che avevo già fatto e che secondo me è molto sfiziosa. Per prima cosa ho messo a scaldare un po' di olio, molto semplicemente, è una ricetta veloce, salvacena, molto molto facile. E adesso vado a mettere appunto i bocconcini di pollo. E li lasciamo rosolare ben bene. Una volta rosolati da entrambi i lati, vado a sfumare con il vino e metto anche un po' di sale, un po' di pepe, insomma, aggiusto un po' con le spezie. Nel frattempo vado a tagliare i pomodorini che ho lavato. Li taglio fondamentalmente a metà, poi quelli grossi piuttosto li taglio in quattro, però quelli piccolini li taglio a metà. Nel frattempo vedete che il pollo è quasi tutto ben rosolato e adesso andiamo a sfumarlo. Sfumo i bocconcini con il vino. Lascio sfumare il vino e poi aggiusto con sale e pepe. Sale. Un po' di pepe. E i pomodorini. Ho abbassato la fiamma, adesso copro con un coperchio prima di mettere un po' d'acqua. Provo a lasciarlo andare un po' così, solo con i pomodorini e il sughetto che si è già un po' creato, coperti appunto col coperchio. Dopodiché, in caso vedo che inizia ad attaccarsi, andrò a mettere un po' di acqua. Vedete che un po' di sughetto si è già fatto. Vado comunque a mettere un po' d'acqua e lo faccio cuocere per una mezz'oretta e ricopro però sempre con il coperchio. Nel frattempo apparecchiamo. Allora, è passata mezz'ora e vedete che si è formato un sughetto fantastico, guardate. Sono andata ad aggiungere solo un po' di sale perché avendo aggiunto anche i pomodorini e tutto ho voluto dare ancora un po' più di sapore al pollo, però devo dire che è veramente, il sughetto l'ho assaggiato ed è squisito. Ho assaggiato anche il pollo, un pezzettino ed è cotto. Lascio ancora qualche minuto in modo che si insaporisca tutto quanto, però devo dire che già siamo a un buon punto. Ok, direi che ci siamo. Lascerò comunque un po' di sughetto per ammorbidire la carne e niente, quindi adesso andiamo ad assaggiarlo. Molto morbido e saporito. Ricettina veloce, facile e salvacena come piace a me. Abbiamo finito di cenare, adesso vi porto con me mentre riordino la cucina perché c'è un delirio, vedete anche a tavola, devo lavare i piatti
Qui intanto stiamo provando un po' di caffè perché abbiamo fatto un po' di scorta, quindi vi saluto qui, faccio qua già i saluti e poi vi lascio alla parte finale conclusiva di questo video. E niente, come sempre, se il video vi è piaciuto e se la ricettina vi è piaciuta, vi invito a mettere un like sotto il video e se vi va iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando un grandissimo abbraccio e un mega mega bacio, come vi dico sempre, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!